Andiamo ora a Massa Lubrense per il sentito ricordo della ballerina russa Violetta Elvin Prokhorova, scomparsa lo scorso maggio. Vico Equense, vediamo. Nel cimitero di Santa Maria la Neve a Massa Lubrense, il violino di Anna Velichko ricorda la ballerina Violetta Elvin Prokhorova, scomparsa a Vico Equense lo scorso maggio all'età di 97 anni. La bella addormentata nel bosco di Tchaikovsky non è scelta a caso. Su queste note, la ballerina nata a Mosca nel 1923 ottenne il diploma alla scuola del Bolshoi e si esibì più volte con il Royal Ballet di Londra, fino alla sua ultima apparizione sul palco nel 1956. Galeotto fu un viaggio in penisola sorrentina e l'incontro con l'avvocato e imprenditore alberghiero Fernando Savarese, con cui si sposò ed ebbe un figlio. Ha avuto il coraggio per amore del suo marito Fernando, per amore della nostra terra sorrentina e di Vico Equense in particolare, di abbandonare il successo e di ritirarsi a vita privata. Un'icona della danza, qui all'evento di presentazione nel 2016 della biografia a lei dedicata, ma quando passeggiava per le strade di Vico Equense, per tutti era semplicemente Donna Violetta.